Durante la Resistenza erano le case coloniche a tenere in vita la fiaccola dell'antifascismo. Al tempo della scartocciatura o della vendemmia, le famiglie si univano per aiutarsi. E c'era sempre il vecchio compagno, il vecchio militante delle Leghe Bianche che, quando i bambini andavano a letto e le donne si ritiravano, parlava del fascismo. Ne parlavano in modo semplice. Dicevano che il fascismo dava la facoltà ai fattori di sopraffarli, di portargli via il loro guadagno. Furono loro a fornire i primi uomini alle bande, levandoli dal lavoro dei campi, erano loro che ci portavano da mangiare. Nello stesso campo c'erano molti contadini, alcuni operai e pochi studenti. Gli intellettuali erano pochissimi. C'erano degli autodidatti, il Pieri, Romeo, Alfredo Puccioni, che negli anni di galera avevano imparato a scrivere e a perfezionare la lingua, avendo studiato la storia d'Italia e la storia del fascismo. Le azioni nel Mugello furono numerose. Con l'aiuto di un colonnello austriaco antinazista, sgombrammo completamente l'ospedale di Lugo minacciato dai tedeschi. Portammo tutto, letti, malati, attrezzature, a San Cresci, con camion tedeschi. Tra i medici c'era il dottor Ceri di Lugo, che curò però tanti partigiani e tanti sfollati, e che venne più volte con me a operare compagni feriti a Marradi, Firenzuola, Campigno, Palazzuolo. Sempre con l'aiuto del colonnello austriaco, riuscimmo poi a portare via tutto il grano da Mucciano e da Panicaglia, per concentrarlo a Montegiovi, dove c'era il grosso degli sfollati. Passammo quella notte a Mucciano, nella fattoria del dottor Sanguinetti, per mezzo del quale avevamo conosciuto il colonnello austriaco antinazista. Molti partigiani debbono riconoscenza a quest'uomo. Alla fine della guerra sapemmo che era stato portato in un campo di concentramento a Napoli. Intervenimmo in una petizione e così fu liberato e mandato a casa. Non restò prigioniero di guerra che pochi giorni.